intitolare un parco a Don Giussani, come tantissime vie e parchi in Italia e anche nel mondo. Nell'anno del centenario, Don Giussani è nato il 15 di ottobre di 100 anni fa, sia propizia e pertinente. Se Don Giussani è stato anzitutto un educatore, quale luogo più pertinente di un parco? È un luogo di ritrovo di persone, affacciato su due scuole superiori. Tanto caro a Don Giussani le scuole, lui che ha dedicato tutta la vita ai giovani, iniziando proprio da lì la sua avventura educativa e dando vita all'esperienza di comunione e liberazione, allora gioventù studentesca. Sì, Don Giussani è stato anzitutto un educatore, un appassionato educatore, proprio per questo, per educare i giovani, ha lasciato una brillante carriera come professore nel seminario di Venegono, vicino Varese, il seminario ambrosiano, per tornare dai giovani negli anni 50, quando si è accorto che Gesù era uno sconosciuto. Se ne parlava, ma era in fondo una presenza sconosciuta. Cos'era per Don Giussani l'educazione? Era la ricerca del senso della vita, del senso della realtà, delle cose e del mondo. Per lui l'educazione non era anzitutto una questione di lauree e di accademia. Era la scoperta che la vita ha un significato, un destino buono, che la vita merita di essere vissuta. E ha imparato questo fin da bambino, quando all'età di 6 anni, lo raccontava spesso, accompagnava la mamma, che aveva solo la licenza elementare, che allora si studiava poco, alla prima messa del mattino, e sentiva la mamma ripetere come bello il mondo e come grande Dio, proprio alle prime stelle dell'aurora, cioè il mondo è bello perché c'è Dio, perché c'è un significato, e Dio c'è perché è bello il mondo, cioè perché siamo belli noi, perché c'è un significato. Questo per lui era l'educazione. Per Don Giussani l'educazione, anche negli anni 50, non era un moralismo, ma proprio l'introduzione al senso, al destino della vita. Proprio in un parco come questo, in Viale Lazio a Milano, c'è ancora, rincasando dalla chiesa, in una serata piena di stelle, vedeva due ragazzi avvinghiati che si abbracciavano. E allora i preti giravano con la tonaca, e c'era un certo senso del pudore degli anni 50, questi due ragazzi si sono divincolati, no? Per un po' di così pudore, di vergogna, e lui con la bicicletta si è fermato, è tornato indietro, li ha guardati e gli ha detto: ma che cosa c'entra il vostro amore con le stelle? Cioè, cosa c'entra il volersi bene con il destino, con Dio, con il significato delle cose, no? Questo era per Don Giussani l'educazione, quindi non delle regole innanzitutto, ma una presenza presente che può dare senso anche all'abbracciarsi e al baciarsi di due ragazzi o di due uomini. Per questo Don Giussani diceva spesso: tanto ci teneva l'educazione, e l'educazione non è un concetto cristiano, è un concetto umano. Lasciateci andare in giro nudi, ma lasciateci la possibilità di educare, cioè di introdurre tutti e noi per primi, che abbiamo bisogno di essere continuamente educati tutti i giorni, al senso della realtà.